La strada verso casa di questa autrice giapponese è il libro che vi presento oggi. Le illustrazioni di questo libro le ho viste per la prima volta in una mostra dedicata a diversi artisti giapponesi quando proprio ho iniziato ad aprire il blog. Mi ero innamorata di queste illustrazioni e anche di questo libro che era solo in giapponese e tra l'altro non era neanche comunque possibile acquistarlo perché era in una mostra. Finalmente, dopo anni, l'ho ritrovato perché è stato tradotto in italiano, quindi non potevo che non acquistarlo. Tra l'altro ha vinto anche numerosi premi e riconoscimenti, tra cui nel 2016 ha avuto anche una menzione alla Fiera del Libro di Bologna. Adoro questo libro perché è la prova tangibile che la poesia si nasconde negli interstizi, si nasconde nei dettagli della nostra quotidianità. Talvolta bisogna solo saperla guardare, saperla scoprire, perché ce l'abbiamo proprio sotto al naso. La bellezza infatti c'è spesso in ogni cosa e questo libro, questo albo ci aiuta proprio a capire come ci sia qualcosa di straordinario proprio nel nostro ordinario. La poesia si può nascondere nella lentezza di un gesto o nella rassicurazione di un abbraccio o ancora nel profumo di una torta appena sfornata o nel saluto prima di una partenza. Anche il testo che accompagna queste bellissime illustrazioni è molto poetico e scandisce proprio il susseguirsi di queste immagini che raffigurano quello che il piccolo protagonista di questo libro, che è un coniglietto, si immagina che accada all'interno, al di là delle finestre illuminate che lui scorge dalla strada, mentre in braccio alla mamma sta tornando verso casa dove poi sarà messo a letto dal papà. Io ho regalato questo libro ai miei figli e ho dedicato loro una dedica. Non lo faccio quasi mai di scrivere una dedica, ma questo libro così poetico devo dire che mi ha veramente ispirato e quindi ho scritto loro a Giacomo, Mattia ed Elisa: tra tutte le strade che percorrerete ce ne sarà sempre una verso casa. Perché questo libro è un inno alla semplicità che profuma di casa ed è quindi un libro che secondo me è veramente un peccato non avere.